Io credo che i primi 30 minuti del secondo tempo siano stati belli da vedere per il Pontedera. È chiaro che il risultato non vi sorride. Chiedo cosa è successo dopo il vantaggio, perché la partita vi si era consegnata. Ma abbiamo preso due gol con la difesa schierata ed è un peccato, perché noi possiamo, per come giochiamo, possiamo mettere in preventivo di prendere gol in campo aperto. Prendere gol a difesa schierata è un peccato, avevamo anche una discreta superiorità numerica. Il primo c'è stato un 1-2, è un mezzo rimpallo, poteva succedere. Il secondo c'è stata un'accelerazione di Floriani importante, che ha dato dei metri a Ianesi, è riuscito a crossare, e poi avevamo una superiorità numerica in mezzo e non siamo stati bravi. Anche perché in quel momento stavamo subendo il possesso palla, ma volutamente, e non stavamo rischiando niente, quindi abbiamo preso due gol in 4 minuti. Poi siamo stati bravi a rimetterci a giocare, ma chiaramente li abbiamo pagati cari dopo. Fuori nel secondo tempo un centrale difensivo, Martinelli, dentro Del Pupo, si abbassa Guidi sulla linea dei difensori. Il Pontedera, possiamo dire senza tema di essere smentito, spiega il gioco del calcio al Pescara nella prima mezz'ora. Poi eravate forse un po' stanchi nel finale, è stato bravo anche Franchini a dare ritmo ai biancazzurri, però avete fatto una gran partita. Ma mi fa piacere che sia stata letta così, no, lezione di virgolette. Sì, no, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, siamo contenti di come abbiamo giocato. Dovevamo capitalizzare un po' di più rispetto al gioco che abbiamo fatto, però anche il Pescara ha avuto in ripartenza due occasioni nitide, questo bisogna riconoscerlo, bisogna ricordarselo, però insomma. Spiace che 2 anni che si esce col Pontedera senza perdere i playoff, e io personalmente è il terzo anno, perché anche l'anno prima con l'Obbio è riuscito senza perdere. Credo, dopo avere il record del mondo di Gavetta, credo di avere anche il record del mondo di partite non perse ai playoff. L'analisi della partita l'abbiamo fatta. Prima di una domanda da studio da Massimo Profeti e Fabio Ferraresi, io guardo al di là di quelli che sono i contratti. A Canzi comincia ad andare stretto questo livello di Lega Pro? Ma guarda, io sinceramente io sono partito dalla terza categoria, ho allenato in terza categoria, ho fatto tutte le categorie che Dio ha messo in terra, quindi per me allenare in Serie C è già un privilegio, e mi bacio i gomiti tutte le mattine che mi sveglio. Ci sono 100 squadre professionistiche, io sono uno dei 100 allenatori che lavora, quindi sono molto molto contento, e devo solo ringraziare il Pontedera che a dicembre mi ha proposto un rinnovo di contratto, quindi è chiaro che poi, voglio dire, le cose, può succedere di tutto, però insomma io devo grandissimo rispetto al Pontedera che mi ha fatto firmare questo contratto, e in Serie C sono pochissime le squadre che guardano avanti in questo modo, quindi grandissimo rispetto e grande stima per la società per la quale lavoro.